Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi siamo tornati con un nuovo video di esperimenti creativi, creativo, bellissimo e fantastico che non facevo da almeno 2 anni. Oggi vado a fare con voi le creazioni in resina. Oggi, dopo 2 anni, andiamo a riprovare a fare le creazioni in resina. Le proviamo a creare proprio insieme con la resina. Vi faccio vedere passo passo alcune creazioni e vado a fare insieme a voi. Ho comprato anche gli stampini nuovi. Guardate questa da sirena, il cuoricino, la stellina, quanto sono belli, le zampette da cagnolino. Molto molto bello, mi sono anche attrezzata. Se vi piacciono questi video creativi, pollice in su, mi raccomando, sostenetemi anche iscrivendovi al canale ed attivando la campanella, così riceverete le notifiche del mio canale, sempre se ci riuscite, mi raccomando. E scrivetemi giù nei commenti la prossima volta quale altro video creativo vorreste andare a vedere. Vi piacciono i life hacks per la scuola? Gli scherzi, i trucchi? Fatemi sapere qual è il video vostro preferito che vorreste vedere nel mio canale ed in più facciamo un gioco. Se siete arrivati a questo punto del video, scrivete giù nei commenti la parola stella e lasciatemi un emoji verde. Io mi sono rivista alcuni video, anche miei, perché non mi ricordavo più come si pesasse, come funzionasse la resina. Mi sono un po' attrezzata. Ho preso i glitter, gli stampini, alcuni sprinkles anche per decorare, i glitter, le polverine metalliche. Lasciatemi giù nei commenti quali stickers e quale tema potrei fare per la prossima volta. Va bene, allora adesso abbassiamo la videocamera e creiamo insieme queste fantastiche creazioni in resina. Qui la mia bilancia, molto molto precisa da precisione. E ho qui i miei contenitori. Qui ho la resina, componente B e componente A. Il componente B è quello che lo fa addensare e il componente A è il componente principale. Io dovrei usare i guanti. Se magari voi vi volete dilettare a fare le creazioni in resina, fatelo con i guanti. Allora, la bilancia di precisione deve essere, mi raccomando, super 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 precisa a grammi. Quindi vado a fare 100 grammi del componente A. Sempre se ci riesco a farne 100, Ora vediamo. Io ho dovuto fare un pochettino in meno perché altrimenti mi strabordava tutto. Adesso io ho le mie spatoline, vedete qua. Velocemente vado a mescolare i due componenti. All'inizio possono sembrare un po' opachi, però noi vediamo un pochettino, vediamo se mi ricordo bene come si fa. La prima cosa che voglio fare è questa coda di sirena. Voglio provarla a fare, vediamo, azzurra e rosa. In realtà ci vorrebbero i colori per la resina, però io purtroppo non li ho. Proviamo con i colori che uso anche per lo slime. Io credo che vadano bene comunque perché sono comunque liquidi questi colori, non credo mi diano particolari problemi. Io mescolo molto 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 bene. Andiamo a fare questa cosa. Io i glitter non credo di volerli mettere sopra, ma li devo mettere dentro la resina secondo voi, ragazzi? Ma sì, dai, allora mettiamoli nella resina. Allora facciamo una cosa, mettiamo un po' di glitter rosa qua e vorrei mettere, vediamo, anche delle scagliette. Mettiamo anche queste scagliette così. Mentre nella parte azzurra mettiamo delle stelline, basta, e anche dei glitterini. Adesso è la parte difficile perché io voglio colare insieme le due parti in modo da farle unire. Quindi bisogna essere abbastanza veloci in questa cosa. Mescoliamoli. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Allora, mescoliamo questa parte qui a quest'altra parte qua. Vado a riempire molto bene la mia coda perché altrimenti viene troppo sottile e poi non va bene. Allora, andiamo a mettere qua, perché ho già pesato la resina, l'ho già pesata. Andiamo a mettere il colorante e i glitter. Vediamo, ce l'ho dei glitter verdi? Qua normali non ce ne stanno, ci stanno qui in quest'altra palette di glitter. Quindi vado a mettere i glitter verdi perché la tartaruga la voglio fare appunto verde. Fare tutta verde. Ragazzi, incrociate le dita per me e speriamo bene che questa resina si solidifichi perché è un po' vecchiotta. Quindi da un po' io che non la compro nuova
ed ho paura che non si solidifichi, però noi speriamo bene. Allora, mettiamo bene la resina all'interno dei buchetti, perché altrimenti non si mette bene. Oh, però mi piace, raga, mi piacciono gli stampini più che altro. E qua ho colato 10 e 6, quindi ho fatto 10 di componente A e 6 di componente B ed ho fatto la colatura. Qua anche quest'altra creazione. Adesso questa qui, vediamo un pochettino. Allora, sapete che questa ci voglio fare, vediamo, la zampetta? Non lo so, o questo? Facciamoci la zampa. Sì, o questo qua, normale, non lo so, adesso vediamo, facciamo la zampa, dai. Allora, nella zampa voglio provarla a fare, vediamo, perlata. Vediamo un po', come la posso fare? Facciamo tipo verde, di questo verde qui? No, verde già abbiamo fatto la tartaruga, la facciamo, vediamo, oro? Proviamo a farla oro, dai, così. Mamma mia, wow! Allora, mescolo il pigmento. Non lo so se voglio pesare altra resina, così faccio doppio colore anche di questa. Secondo me è meglio che io vada a fare doppio colore di questa qua. Cosa dite? Secondo me sì, sarebbe molto carino. Allora, tanto la resina non si solidifica subito, quindi io vado a pesare altra resina. Faccio sempre A e B. E che contrasto vogliamo fare, ragazzi? Vediamo. Oro e... vediamo, oro e lilla. Allora, mettiamo questo e andiamo a mescolare. Vado a mescolare un pochettino i due colori perché mi piace. Guardate che effetto che fa. Wow, raga, ma wow, ma è bellissimo l'effetto. Ok, perfetto, mi piace veramente parecchio. Ok, l'effetto che abbiamo creato mi piace veramente tanto tanto. E questo è un altro che abbiamo creato. Adesso vediamo un pochettino. Volevo fare la zampetta. Vediamo un pochettino, anche se è un po' sottile, però sti cavoletti. Facciamo la... oppure il cuoricino. Aspettate, facciamo prima il cuoricino. E voglio metterci dentro gli sprinkles. E anche questi sprinkles qua, questi due sprinkles qua più il colore, oppure trasparente solo con i glitter. Facciamola una cosa, facciamola trasparente solo con glitter e sprinkles. Viene un po' trasparente, non fa niente, perché mi piace tanto anche trasparente, perché voglio che si vedano le decorazioni che abbiamo messo dentro. Voglio che si vedano gli sprinkles e i cuoricini. Ok, ragazzi, allora io adesso sapete cosa faccio? Vado a finire le creazioni, le vado a fare tutte, vi faccio vedere poi cosa ho fatto. Ok, amici, allora ho finito, queste sono tutte le creazioni che ho fatto, non tutte perché altre già le ho messe sul mobile lì. Queste sono le ultime creazioni che ho fatto da sola. Ne ho fatta una anche dentro a Pop-It. La resina ovviamente adesso si deve solidificare. Madonna, non vedo l'ora di scoprirle, sperando ed incrociando le dita che la resina sia ancora buona, perché vedo che la scadenza era praticamente un anno fa, però può darsi che resiste e può darsi che si solidifica. Incrociamo le dita. Se viene pick fail comunque ve lo faccio sapere, ovviamente. Queste sono le creazioni che abbiamo fatto insieme. Allora, io ho pulito un po' tutto qua perché c'è un macello, raga, voi non potete capire. Ho fatto un sacco di creazioni anche perlate, glitterate, belle. Ho utilizzato tutti i miei stampi nuovi. E niente, adesso aspettiamo e vediamo un pochettino poi come verranno. Ok, ragazzi, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi abbia intrattenuto e che vi sia piaciuto. Ovviamente non vedo l'ora di scoprirle insieme a voi, sperando che si solidifichi tutto e sperando di non aver perso un'ora della mia vita, perché qui c'è scritto la scadenza della resina e scadeva l'anno scorso, però scadeva... è un anno esatto che è scaduta, però io spero vivamente che funzioni.
Crociamo le dita. Lo scopriremo in un prossimo video. Secondo voi saranno venute sì o no queste creazioni? Grazie mille per aver visto questo video. Se vedrete lo scopriamo, vuol dire che sono venute, altrimenti no, abbiamo fatto solamente un po' così degli esperimenti. Io vi voglio bene, un abbraccione e un bacione a tutti quanti voi, e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!